Il manager della sanità, Piero Daccò, viene arrestato a Milano il 15 novembre scorso, nel pieno dell'inchiesta sul crack del San Raffaele. Giancarlo Grenci è il fiduciario svizzero di Piero Daccò e si occupava del trasferimento dei fondi all'estero. Anche lui, indagato per associazione a delinquere, sta parlando da mesi con i magistrati di Milano. Daccò gestiva 20 società all'estero. Nel 2007 costituì la Arman per svolgere consulenze in favore del San Raffaele. La società emise un'unica fattura da 510.000 euro. Poi Daccò ci disse di trasferire quasi tutta la somma, 500.000 euro, su un conto nominativo di Antonio Simone presso la banca HVB di Praga. Antonio Simone è un esponente di spicco di Comunione e Liberazione. Insieme a Daccò e ad altre quattro persone è accusato di aver creato più di 50 milioni di euro di fondi neri per la Fondazione Maugeri. Quando Formigoni è stato eletto presidente della regione, ho considerato definitivamente conclusa la mia attività politica per via del nostro strettissimo legame personale. Con Formigoni avevamo condiviso l'attività nel Movimento Popolare e non volevo mescolare i profili personali con quelli politici. È stato allora che iniziò la sua collaborazione con Daccò? Sì, lui aveva rapporti strettissimi con l'ordine religioso Fate Bene Fratelli, che era il più grande del mondo per ciò che riguarda la gestione delle strutture sanitarie. Io e Daccò abbiamo intrapreso un'attività imprenditoriale per valorizzare la proprietà degli ospedali per conto dei frati. Abbiamo anche ricevuto finanziamenti dallo IOR e costituito varie società in Cile e in Israele, dove i frati avevano degli immobili. Secondo la Procura di Milano, Piero Daccò era al centro di un allarmante fenomeno criminale che avvolge il sistema sanitario e della pubblica amministrazione lombarda. A spiegare ai magistrati la sua influenza è anche Costantino Passerino, direttore amministrativo della Fondazione Maugeri. Daccò è un personaggio con cui chi svolge attività nel settore sanitario in Lombardia deve avere relazioni, perché è risaputo che ha moltissima influenza nell'assessorato alla sanità ed è un uomo molto importante in Comunione e Liberazione, in particolare per i suoi rapporti con il presidente Formigoni. Io ho l'impressione che ci sia un regolamento di conti in atto tra privati, ma nessuno di questi si permetta di tirare in ballo il nome di Roberto Formigoni o il nome di Regione Lombardia. Daccò non ha alcuna competenza specifica nel settore sanitario, ma ha ricevuto diversi milioni di euro da ospedali e case di cura in Lombardia. Pagamenti supportati da documentazione falsa, importi spropositati rispetto all'oggetto delle prestazioni. Di che cifre stiamo parlando esattamente? Non saprei di preciso. Posso dire che è capitato una ventina di volte che Daccò lasciasse nei nostri uffici somme di denaro in buste chiuse. Gli importi erano variabili, al massimo 200.000 euro a busta. In tutto, negli anni saranno stati 2 o 3 milioni di euro. Poco prima di essere arrestato, Passerino è stato intercettato dalla Guardia di Finanza. Era andato in Croazia per trasferire 500.000 euro e acquistare alcune schede telefoniche locali con l'obiettivo di inquinare le indagini. Il 5 aprile Passerino è al telefono con l'avvocato della Fondazione Maugeri, Loriana Zanuttig. Qua bisogna organizzarsi prima che esca tutto sui giornali. Scoprirà il finimondo. Stai tranquillo. Sono in grado di monitorare l'Espresso e il Corriere della Sera. Ho trovato un aggancio importante e non uscirà niente. L'aggancio dell'avvocato però non ha funzionato. Se qualcuno dimostrasse che Daccò ha avuto un vantaggio dai rapporti con me, io mi assumerò le mie responsabilità e mi dimetterò. Nel carcere milanese di Opera, il faccendiere Piero Daccò viene interrogato dai magistrati sui suoi rapporti con il presidente lombardo Roberto Formigoni. Signor Daccò, può spiegarci l'origine di questa fattura da 100.000 euro? È un volo per San Martin. A bordo c'eravamo io, mia moglie, Alberto Perego e Roberto Formigoni. Alberto Perego è il convivente di Roberto Formigoni. I due fanno parte dei Memores Domini, l'associazione cielina i cui membri vivono e predicano i valori della povertà e della castità. Daccò e Formigoni erano in rapporti di amicizia. So che Daccò e Antonio Simone ospitavano spesso il presidente sulle loro barche, facevano le vacanze insieme. In particolare ricordo alcune vacanze a San Martin e a pagare era Daccò. Questo è l'estratto conto di una delle carte di credito di Daccò.
Con questa carta, il 27 novembre 2008, risulta pagato un volo a nome di Formigoni Roberto. Partenza il 27 dicembre 2008 da Milano Malpensa a Parigi Charles de Gaulle. Costo 4.080 euro. E risulta anche un viaggio pagato a Formigoni e al suo segretario Alberto Perego, valore oltre 8.000 euro. Ma che ruolo svolgeva Dacò? Direi un'attività di consulenza, nel senso che risolveva problemi relativi a rimborsi e finanziamenti che gli enti facevano fatica ad ottenere dalla Regione Lombardia. Tale attività, più che su competenze specifiche, si fondava su relazioni personali e professionali che lo stesso Dacò aveva all'interno della Regione. Ha pagato lei il volo per Saint-Martin? Sì. E risulta anche un volo privato Linate-Nizza da 51.750 euro. Aprile 2011, sì, c'era anche Formigoni. Poi siamo andati a Cannes. Uno si fa carico dei biglietti aerei, l'altro si fa carico del ristorante, il terzo delle escursioni. Alla fine si dice, tu hai speso 10, tu hai speso 5, allora ti devo dare 2,5 perché così abbiamo speso 7,5 a testa, per modo di dire, no? Si fa... Ma dato che abbiamo visto che i voli aerei lei non li paga, lei cosa pagava? No, io pago regolarmente tutti i miei voli aerei, tutti i miei viaggi e tutte le mie vacanze. Se qualcuno anticipa per me, o vuol dire che poi io gli ho pagato il ristorante, gli ho pagato l'albergo, gli ho pagato il soggiorno, oppure che c'è stato un conguaglio. Poi ci sono pagamenti di viaggi anche a Carlo Formigoni, il fratello del presidente, e alla sua compagna Anna Martelli per oltre 3.500 euro. Solo voli o anche soggiorni? Non lo so. Tuttavia risultano pagamenti di affitti di ville da 80-90.000 euro ai Caraibi per 2-3 settimane e ritengo che fossero ragionevolmente destinate ad ospitare più persone. E queste? Una fattura da 114.000 e un'altra da 38.000 euro. Queste sono le spese per l'affitto di una villa ai Caraibi. Ci abbiamo passato il Capodanno 2011. La villa ai Caraibi è l'ultimate resort di Anguilla, un villaggio a 7 stelle tra i più cari del mondo, 45.000 euro a settimana. Lei è mai stato ai Caraibi con Dacò? In queste vacanze in cui vi dividevate le spese, insomma? Francamente non ricordo, devo controllare, ma può essere. Ho già detto che con Dacò mi è capitato di passare qualche giorno di vacanza, punto. I miei rapporti con Pierangelo Dacò sono questi. Ma quindi lei non ricorda ad esempio il viaggio verso Parigi in aereo il 27 dicembre, questo... Secondo lei? Lei non ricorda. No, devo consultare le mie agende, lo farò e ve lo farò sapere. Passaste insieme solo quel Capodanno? No. Oltre al 2011 abbiamo passato con Formigoni anche il Capodanno 2009 e quello del 2010. Sempre a spese sue? Sì, sempre a spese mie. Per quanto riguarda i viaggi aerei, Formigoni mi rimborsò tramite Perego, forse in contanti. Quindi Formigoni le rimborsò tutte le spese? No, solo in un'occasione. Per il Capodanno 2011, ad esempio, ho speso 100.000 euro, ma Formigoni non mi ha restituito nulla. Lei ha messo a disposizione di Formigoni anche il suo yacht Ad Maiora, gratuitamente. Assolutamente no. La barca la usavo io. Signor Dacò, credo che lei stia mentendo. Lei è stato il capitano dello yacht di Dacò? Sì, sono stato ai comandi dell'Ad Maiora per 3 anni, fino a ottobre del 2010. Dov'era ormeggiato lo yacht? In Costa Smeralda, vicino a Porto Cervo, alla marina di Portisco. Formigoni e il signor Perego, nei weekend d'estate, non mancavano mai. Decidevano l'uscita dal porto, le destinazioni da raggiungere, ed erano loro che portavano a bordo altri ospiti. Dacò è costretto ad ammettere la verità. Sì, è vero. Formigoni era ospite fisso. E non pagava nulla per l'utilizzo della barca? No. Ero io a sostenere tutte le spese dell'Ad Maiora. Equipaggio, cambusa, manutenzione. Circa 50.000 euro al mese. Ma se Formigoni non pagava nulla, forse pagava Perego. Risultano a suo nome 4 contratti di affitto della barca da 36.000 euro ciascuno. No, quella fu un'idea del mio fiduciario svizzero. In modo che, in caso di controlli, Formigoni e Perego avrebbero potuto giustificare l'uso della barca in via esclusiva. Piero Dacò è stato per anni l'uomo d'oro della sanità, un settore che in Lombardia è controllato in gran parte da manager e politici legati a Comunione e Liberazione.
Il meeting annuale di Comunione e Liberazione è un appuntamento cruciale per politici e uomini d'affari. Formigoni è sempre stato uno dei protagonisti più attesi. Anch'io a Rimini ero di casa, non mancavo mai. Ogni anno prenotavo almeno 10 stanze all'Hotel Méridien e le mettevo a disposizione dei miei ospiti. E poi c'era la tradizionale cena allo Square. Io invitavo circa 50 persone, ma ognuno portava gli amici e alla fine eravamo anche in 180. Ogni volta mi costava circa 18.000 euro. Il triangolo Daccò-Formigoni-Perego ha molto a che fare con la Sardegna. È qui, vicino ad Arzachena, che Daccò vende a Perego Villa Ligrazzi, una favolosa magione con piscina e vista su Cala di Volpe, al prezzo sospetto di 3 milioni di euro. Secondo le perizie, quella villa vale almeno 5 milioni di euro. Guardi, Formigoni e Perego li avevo già ospitati lì, così, per fargliela provare. Poi ho chiesto 3 milioni e Perego ha accettato. Ma chi è il vero proprietario di Villa Ligrazzi? Io incasso meno di 100.000 euro all'anno, ho 65 anni, lavoro da 41 anni, ho potuto accumulare risparmi per 1 milione di euro che ho prestato ad un amico per acquistare questa casetta, non una villa faraonica, questa casetta in Sardegna. Poche settimane prima del rogito da 3 milioni di euro, Formigoni invia a Perego bonifici per 1 milione e 100.000 euro, un passaggio di denaro sospetto. In Regione Lombardia non c'è mai stato bisogno di mediatori. Il lavoro di Daccò, diplomato ragioniere, era quello di sbloccare i rimborsi della Regione Lombardia alle strutture sanitarie private, come la Fondazione Maugeri. Il primo lavoro con la Fondazione Maugeri risale, credo, al 1997. Riuscì a sbloccare un credito di 23 miliardi di lire che avevano con la Regione. E come veniva pagato? A percentuale. Il 5, il 15%. In Sicilia prendo il 18%. Scusi, signor Daccò, ma lei come faceva a sbloccare questi lavori? Lavoro molto sul rapporto umano e sono capace anche di essere invadente. Insomma, chi mi ingaggia sa che porto a casa il risultato. Formigoni sapeva della sua attività di intermediario nella sanità? Sì, ma non ne abbiamo mai parlato. Ovviamente negli anni ho sfruttato la mia conoscenza personale con Formigoni per accreditarmi di fronte ai miei clienti. Quanti soldi ha ricevuto in totale dalla Fondazione Maugeri? Ma non so dirle con precisione, forse anche 60 o 70 milioni di euro. E poco meno della metà sono andati al mio socio Antonio Simone. Antonio Simone, ex assessore alla sanità della Lombardia, è in carcere dal 13 aprile scorso. Nel giorno del suo compleanno, la moglie Carla Vites scrive una dura lettera al Corriere della Sera. Formigoni non può sminuire la sua frequentazione con Daccò. Lo spettacolo dei rapporti di Formigoni con Daccò è sotto gli occhi dei molti chef d'alto bordo dove regolarmente veniva nutrito a spese di Daccò. Vederli insieme era una gioia degli occhi perché Robertino con Daccò e tutta la sua famigliola si divertiva. E tanto. Me lo vedo sul molo di Portisco arrivare diritto da Milano pronto ad imbarcarsi sullo yacht di Daccò, dove le sue figliole lo attendevano con ansia, pronte a togliersi il pezzo di sopra del bikini. Le ho già detto che non ho mai ricevuto alcuna regalia da nessuno, né un euro né una regalia di altra natura. Ci credo anch'io che Robertino non abbia mai raccolto soldi dalle frequentazioni con il faccendiere Daccò. A lui bastava l'onore di essere al centro di feste, banchetti, yacht e ville. Che se ne dovrebbe fare dei soldi uno così narcisista?